Ciao ragazzi, come va? È la prima serata qui a New York. Fa un po' freddino adesso con l'arietta che passa tra i palazzi e ci è venuta anche una gran fame perché oggi, a parte la colazione un po' stimizzita che abbiamo fatto in stanza e l'hot dog che abbiamo mangiato a Central Park, praticamente siamo a stomaco vuoto e quindi dobbiamo mangiare qualcosa. Abbiamo davanti il McDonald's, dentro il quale non entreremo, e Wendy's, che muoio dalla voglia di provare perché io li seguo su Twitter e scrivono un sacco di cose e prendono tanto in giro il McDonald's, mi fanno un botto ridere, però voglio capire se ne vale la pena, se sono buoni i panini. Quindi anche se c'è accanto Kebab Empire, penso che andremo a prenderci qualcosa da Wendy. Abbiamo speso tanto, abbiamo speso $15 e non è che abbiamo preso tante cose. Allora, questo qua è lo spicy chicken per Giulia. Io ho preso il Double Dave's perché era il primo della lista, cioè c'era il Dave's e il Double Dave's, quindi ho pensato che fosse tipo il panino normale che si prende a Wendy's, se volevo provare quello. Poi se è buono magari ci torniamo. Guardate, io sono mega buoni. Giù c'è anche il dispenser del ketchup, come quello che c'era allo Shake Shack, tipo di Dubai. Poi comunque abbiamo preso da bere anche c'è il bicchierone con refill gratuito sotto. Ho scelto la limonata della Minute Maid. Io andrei a vedere intanto com'è. Ma guarda che bello! Wow! È bellissimo. C'è la cipolla proprio viola, Double Dave, perché ci sono due padi di carne. Effettivamente sono presentati davvero da Dio. Cioè, l'hamburger quadrato è la prima volta che lo mangio. Però ci sta. Sono curioso di scoprire se sono più buoni di quelli di In-N-Out. Difficile superare In-N-Out, però mi ispira. Ne voglio già un altro. Secondo me da In-N-Out sono meglio. Anche Five Guys, per dire, ci ho mangiato un panino che era più buono di questo. Però per essere la prima cosa che mangio da Wendy mi ha colpito. Però è davvero una porcata. Cioè è proprio grassissimo, è pieno di salse, è pieno di roba. Diciamo che è un perfetto comfort food. Oppure, cioè, se sei in giro a New York e ti sei reso conto che non hai mangiato niente durante tutta la giornata, dici, posso sgarrare. Anche se per me non è sgarrare, perché quando viaggio è un po' la norma. Infatti mi scrivono, vai sempre in giro per mangiare porcate. Anche perché quando sono a casa mangio roba normale, quando sono in viaggio invece provo le cose del posto. Qua ci sono solo americani a mangiare, non ci sono turisti, quindi è un qualcosa di tipico, no? Provalo. È la fine del mondo, no? Beh, ti ho fatto provare un pezzo del mio, te mi devi far provare lo spicy chicken. Adesso allora proviamo lo spicy chicken. Beh, oddio, questo qua è un po' più bruttino, eh. È già un po' più McDonald's questo qua. Sembra un McChicken normalissimo. Cioè, il pollo che c'è dentro non è quello che si trova al McDonald's. Poi mi ricordo che una volta sono andato a mangiare all'Old Wild West a Milano. Ho aperto il panino che avevo preso quello col pollo e c'era dentro la cotoletta, quella della aia. Avete presente la forma della cotoletta aia? Invece questo qua è un pezzo di pollo stile KFC. Madonna. Sono 8000 gradi, non è piccante, cioè un po' piccante sì, ma non tanto. Fai vedere che è proprio un pezzettone di filettone di pollo. Buono. Oh, è mio. Andiamo? Allora, che dire, Wendy's ha provato al 100%, il panino era mega buono, anche se poi sono andato a controllare erano 870 calorie, molto unto, molto, molto gustoso, molto pieno di roba, molto grasso, come piace a me e come è giusto che sia, perché alla fine ragazzi è un fast food e è logico che non vai a mangiare roba sana. Comunque informandomi, era anche scritto un po' da tutte le parti, ho visto che è stato fondato la catena
è stata fondata nel 1969 a Dublin, in Ohio. Il punto di forza sono sempre stati questi hamburger quadrati, questi sandwich quadrati, con anche la particolarità che la carne è sempre al 100% americana, non surgelata, quindi roba fresca, contrariamente a quanto si trova di solito negli altri fast food. Ho visto anche che negli anni 80 hanno aperto in Italia, adesso in Italia non c'è Wendy's, però negli anni 80, seguendo la scia di successo del Burghi, hanno deciso di aprire, però dopo poco hanno subito ceduto i locali alla concorrenza. Comunque, per concludere, abbiamo vissuto un'altra situazione strana, cioè da quando siamo arrivati a New York abbiamo visto soggetti di ogni tipo, tutti super stilosi, e anche un po' di situazioni un po' così, non dico imbarazzanti, però magari che potevano sfociare in violenza. Tipo prima stavamo camminando verso, cioè se abbiamo lasciato il museo, siamo venuti in questa direzione e abbiamo trovato dei tipi in bicicletta. Uno aveva tipo tirato una pedata a un van e sono scesi i tipi del van e lo volevano ammazzare. Mentre adesso dentro al ristorante c'era una tipa che ha rovesciato, cosa ha rovesciato? La bibita? Sì. Sul tavolo a un signore, perché dicendo che questo qua l'aveva palpeggiata. E c'era un clima cioè, bello che io non me ne sono accorto fino all'ultimo, ero talmente impegnato a mangiare che non me ne sono accorto, però c'era un clima abbastanza, nulla di pericoloso, però insomma erano tutti abbastanza agitati per via di sta tipa che voleva ribaltare il signore, che tra l'altro è uscito dopo di noi, gli ho tenuto la porta aperta e lui ha usato l'altra porta. L'ho visto. Ma che